Vediamo adesso un piccolo approfondimento sui vari tipi di equilibrio, che possono essere, l'equilibrio può essere stabile, instabile o indifferente. Innanzitutto spieghiamo che vuol dire equilibrio. Equilibrio vuol dire che l'oggetto, se viene lasciato fermo in una certa posizione, configurazione, rimane spontaneamente fermo. Questo vuol dire equilibrio. E facciamo i due casi in cui prima consideriamo solo un punto materiale e poi consideriamo un corpo rigido come per esempio un'asta. Questi sono i tre tipi di equilibrio ABC, equilibrio stabile, instabile, indifferente. Allora vediamo l'equilibrio stabile che vuol dire la pallina, il punto materiale, sta in fondo nella parte più bassa di questo avvallamento. E sta fermo, se io lo lascio da fermo, questo punto materiale rimane fermo. È un equilibrio stabile perché appena se io anche sposto di poco, spostando di poco la pallina, lei ritorna nella posizione di equilibrio stabile. B è una posizione di equilibrio perché la pallina rimane ferma in cima a questa collinetta, però appena io sposto la pallina dalla sua posizione di equilibrio, la pallina scappa via e non ritorna nella posizione di partenza, di equilibrio iniziale. Quindi questo è un equilibrio perché la pallina resta ferma, ma è un equilibrio instabile perché appena la sposto quella va via. C è una posizione di equilibrio indifferente perché è d'equilibrio, infatti la pallina resta ferma e appena io la sposto la pallina né torna né si allontana, ma rimane comunque ferma nella nuova posizione vicina. Quindi la pallina trova subito un equilibrio appena spostato rispetto alla posizione iniziale. Quindi è un equilibrio indifferente, cioè per la pallina è uguale stare in equilibrio in questa posizione o appena più a destra o appena più a sinistra. Nel caso del corpo rigido, immaginiamo un'asta vincolata in questo punto qui. La lascio, lei si ferma in questa posizione verticale. Questo è un equilibrio, sicuramente equilibrio perché l'asta posizionata da ferma rimane ferma. È un equilibrio stabile perché se io la ruoto appena, la sposto, la inclino leggermente, lei ritorna nella posizione di equilibrio iniziale. L'asta, se invece viene vincolata, praticamente sarebbe quest'asta che viene sollevata quassù, è in posizione di equilibrio perché comunque sta ferma se io con grande attenzione riesco a metterla proprio in perfetto equilibrio verticale. Però questo equilibrio è instabile, infatti appena io la sposto appena dalla posizione di equilibrio, quella va giù, l'asta va giù da una parte o dall'altra e non ritorna nella posizione di equilibrio da cui è partita, ma torna invece nella posizione di equilibrio stabile A, come la pallina di prima, se appena la sposto va nella posizione di equilibrio stabile A. Quindi B non è un equilibrio stabile, ma instabile. C è un equilibrio indifferente perché l'asta, se io la ruoto leggermente, rimane in equilibrio anche inclinata, quindi qualunque inclinazione, tipo così, 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 è comunque una posizione di equilibrio, quindi è un equilibrio indifferente. All'asta non importa quale inclinazione le date e rimane in quella posizione di equilibrio.